Salve a tutti e benvenuti o ben ritrovati sul mio canale. Dopo una piccola pausa riprendiamo a fare qualche video. Per me non è stata una pausa estiva come potreste pensare, ma mi sono fermato un po' per la nascita di mia figlia. Ripartiamo quindi da uno dei prodotti più discussi in assoluto, che è la focaccia pugliese o la focaccia barese. Questo perché entrambe non hanno un disciplinare che ci dice come vanno fatte. Ognuno apporta le sue modifiche, tra le quali con la semola e senza semola, con le patate bollite nell'impasto o senza, più bassa, più alta. La differenza tra le due comunque sostanzialmente è che la focaccia barese dovrebbe essere più bassa e con le olive sopra, e la focaccia pugliese è più soffice, più alta e senza olive. Andiamo a preparare la versione pugliese di questa focaccia. Partiamo come sempre dalla farina, che in questo caso sono due, la semola e la farina zero. Le mischiamo per bene e mettiamo subito il lievito secco dentro. Per comodità uso questo qua secco, ma se avete quello fresco, ancora meglio. Mischiamo bene tutte le polveri e mettiamo subito l'acqua. Iniziamo un po' ad impastare. E mettiamo subito le patate lesse, schiacciate per bene. E continuiamo ad impastare. Quando si è formato un po' l'impasto in questo modo, mettiamo tutto il sale dentro. E da questo punto mettiamo da parte il nostro mestolo ed impastiamo a mano. Giusto un po', e quando il sale è assorbito, andiamo con l'ultimo ingrediente, che è l'olio. Io sto impastando a mano, come vedete, ma se avete un'impastatrice o una planetaria, tranquillamente usate le stesse dosi e mantenete la stessa sequenza degli ingredienti. Ad ingredienti completamente assorbiti, l'impasto risulta ancora non perfettamente chiuso, non perfettamente liscio. Lo facciamo riposare in questo modo, coperto, 10 minuti e poi lo finiamo di impastare. Trascorsi i 10 minuti, terminiamo il nostro impasto. Impastiamo giusto un po', si vede già che l'impasto è molto più elastico. Ce lo spostiamo sul piano da lavoro. Guardate, è molto più ingordato, però ancora necessita di un'altra pausa. Lo chiudiamo con la ciotola direttamente sul piano da lavoro e aspettiamo altri 10 minuti. Facciamo la stessa cosa. Altri 10 minuti sono trascorsi. Facciamo qualche piega direttamente sul piano da lavoro. E lo tiriamo un po' in questo modo. Come vedete adesso l'impasto è liscio ed è perfettamente impastato. Con quest'ultimo passaggio abbiamo terminato l'impasto. Adesso lo possiamo spostare in una ciotola più piccolina. Lo copriamo e aspettiamo che l'impasto raddoppi. Siamo pronti per stendere questa bella focaccia. Come vedete l'impasto è raddoppiato di volume. E ci prepariamo una teglia rotonda, in questo caso da 28 cm di diametro, e i pomodorini. Sono circa 350 grammi. Sono due vaschette perché in una vaschetta sono semplicemente tagliate a metà e conditi con il sale. Invece in questa vaschetta qua sono sempre tagliate a metà, conditi col sale ma schiacciate a mano qua dentro in modo da fare il sughetto. Ok, partiamo con la stesura e cioliamo per bene la teglia di sotto. Sia sotto e sia sui bordi. Scarichiamo l'impasto direttamente nella teglia e lo stendiamo in teglia. Usiamo un po' d'olio anche sulle mani e schiacciamo delicatamente la focaccia. Una volta schiacciata un pochettino, ce la giriamo, perché la parte che era sotto nella ciotola deve andare anche sotto nella teglia. La lasciamo rilassare 5 minuti e la allarghiamo per bene dopo fino ai bordi. Continuiamo a stendere dopo che è rilassata fino ai bordi. E va benissimo.
stendetela per bene omogenea per tutta la teglia e a questo punto è pronta. Quindi una volta stesa in teglia la lasciamo lievitare a temperatura ambiente per circa un'ora, un'ora e mezza, dopodiché la condiamo con i pomodorini. La nostra bella focaccia è pronta, lievitata, per essere infornata. Prima però dobbiamo condirla. Mi raccomando, condite la focaccia solo dopo che è lievitato, altrimenti se la condiamo prima, con i pomodori che abbiamo schiacciato, che cacciano molta acqua, tutta l'acqua dei pomodori se la vanno ad assorbire l'impasto della focaccia e non si cuocerà mai in forno. Resterà molto cruda e si attaccherà tutta alla teglia. Al massimo, se volete condirla prima della lievitazione, usate solo i pomodorini tagliati a metà, in modo che non cacceranno acqua sulla focaccia. Iniziamo con i pomodorini tagliati a metà e li facciamo entrare proprio dentro l'impasto, messi con la parte tagliata di sotto. Vedete l'impasto come è ben lievitato, i pomodorini vanno proprio dentro. E poi aggiungiamo un po' di questi qua schiacciati a mano con un pochettino di sughetto. In alternativa potete scolare questo qua, che alla fine è troppa acqua, e mettere 2 o 3 cucchiai di salsa di pomodoro, che è più densa e resterà più succosa sulla focaccia dopo la cottura. Pizzichino di sughetto, va benissimo così, possiamo andare in forno. L'abbiamo infornata a forno preriscaldato alla massima potenza, quindi 250 gradi, per 5 minuti circa. Dopodiché abbassiamo il forno a 200 gradi, 190, per altri 10 minuti. Appena sfornata facciamo una bella cosparsa di origano e di olio extravergine d'oliva. Ed ecco qua la nostra bella focaccia sfornata e fatta raffreddare. Adesso la cacciamo dalla teglia, ci aiutiamo con una spatolina di plastica e vediamo com'è venuta. Ecco ragazzi, da qua in poi non ho acceso il microfono, mi sono dimenticato. Quindi sono stato costretto a registrare una voce fuori campo, anche se non è il mio massimo, ma ci proverò. Vediamo intanto che tagliando questa focaccia è molto morbida, si vede anche con la forbice, si nota. Quindi è venuta bene sia di impasto che di cottura. Ne facciamo un pezzettino per assaggiarlo e vediamo anche com'è la struttura interna. Come potete vedere è bella anche internamente. Adesso assaggiamola e mi ricordo perfettamente che il gusto era ottimo, le patate si sentivano bene e l'aggiunta della semola rimarginata dava quel tocco in più. Qua, come potete ammirare, ho lasciato apposta le immagini, cui mangio anche le molliche, le briciole. E siamo arrivati alla fine. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se è così, condividetelo e mettete un mi piace. Ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché a voi non costa niente. Basta solo premere quel bottoncino, ma per me è molto importante. Ci vediamo al prossimo video. Enjoy!